Salve amici di Assi Sportivo, siamo qui con il mister, con il tecnico Antonio Russo, al quale chiediamo un commento a caldo della partita. Vabbè, un commento a caldo è un po' difficile perché dopo questa prestazione che abbiamo espresso stasera, un po' per gli avversari, un po' per colpa nostra, non mi è piaciuto l'atteggiamento e la voglia di disputare questa partita. Comunque una primeggiata nel campionato, sei partite su sei, quindi siete alla testa della classifica. Ritiene che ci sia ancora qualcosa da migliorare in questa squadra? C'è molto da migliorare. Questa sera abbiamo avuto, almeno ho avuto dei segnali dove mi devo un pochettino preoccupare, dobbiamo lavorare tantissimo, perché già da sabato prossimo vengono squadre più attrezzate, con tutto il rispetto del Sant'Eramo, e allora lì andremo a valutare il nostro potenziale. Io mi auguro che oggi sia stata una partita, capita, succede, però alla fine abbiamo vinto, anche di larghe misure, però va bene così. Esatto, c'è stato un precedente comunque l'anno scorso in cui voi avete perso in casa proprio con questa squadra, comunque avete la testa da grande, voglio dire, vincete contro le piccole, e adesso c'è la prossima gara appunto con il Ruvo di Puglia che sarà più dura. Come intende prepararla? L'anno scorso non c'ero io quando abbiamo perso, comunque al di là di questo, di questa parentesi, queste partite ben vengano, tra virgolette, così si lavora dove dovremmo migliorare. L'atteggiamento, soprattutto difensivo, e nello stesso tempo nell'organizzazione del gioco in attacco. Sai, è difficile giocare, io sono sempre di questo parere, è difficile giocare contro queste squadre dove non hanno un ruolo definito, dove è tutto approssimativo, e alla fine invece di adeguarci loro, adeguarsi al nostro gioco, siamo noi ad adeguarci a loro. Perciò alla fine non esce anche una bella pallacanestro a vedersi. Spero che da sabato, oltre a fare il risultato, di vedere un buon basket. Siamo qui con il tecnico Alessandro Labbarile, a quale chiediamo un commento a caldo della partita. Il punteggio alla fine è molto chiaro, le differenze fra le due squadre sono emerse, per fortuna non subito nei primi minuti, poi noi siamo una squadra molto giovane, molto piccola anche dal punto di vista dei centimetri, abbiamo sofferto, e comunque Cerignola non a caso era al primo posto in classifica e ha dimostrato di meritare la posizione. Sì, esatto, io le faccio i complimenti insomma comunque per la prestazione, perché comunque i ragazzi sono molto giovani, state puntando al futuro. Ha visto dei miglioramenti nel corso delle partite del campionato? Per noi è una stagione molto difficile per diversi motivi, uno su tutto perché anche le partite casalinghe, causa l'indisponibilità del nostro palazzetto, le giochiamo fuori casa. Oggi qualcosa di positivo nella prima parte di gara si è vista sicuramente, abbiamo avuto un approccio alla partita molto sfrontato, senza paura. Poi è chiaro, a lungo andare, un po' la stanchezza, emergono un po' i soliti piccoli errori, l'incapacità di essere un pochettino smaliziati in qualche circostanza, di giocare anche con un pochettino di furbizia, però sappiamo che questi sono i rischi di una squadra, come hai detto anche tu, molto, molto giovane rispetto al campionato. Però non ne facciamo un dramma, possiamo fare sicuramente meglio, dobbiamo lavorare con attenzione durante la settimana, cercare di limitare i danni il più possibile, e quando sarà poi che affronteremo squadre più alla nostra portata, cercare di dare il massimo. Esatto, la prossima partita sarà in casa con il Brindisi, come preparerete il match? Le squadre brindisine sono molto, molto ostiche, perché hanno dei grandissimi tiratori storicamente parlando, e poi se sono in giornata diventa molto difficile. Le nostre armi sono poche, innanzitutto l'umiltà, la capacità di giocare in contropiede, di metterci coraggio, di metterci voglia e intensità dal punto di vista difensivo. Non possiamo chissà pensare di fare quali strategie particolari, cercare di giocare sempre in cinque, di non dare tanti punti di riferimento in attacco. Continueremo a lavorare sulle poche cose che proviamo a far bene, cercando il più possibile di limitare la fasicità degli avversari.